5 Stelle non si risolvono con la sola forza, ma con la forza delle idee e la programmazione integrata con le famiglie. Mirabelle. Io sono convinto che di fronte a fatti come questo di San Lorenzo, il cordoglio per la vittima, lo stupore di vedere tanto degrado nel centro della capitale del paese, io penso che sia sbagliato cercare subito l'occasione per strumentalizzare politicamente la vicenda. Adesso io non ho letto Fico, certamente qui non c'è solo il problema che c'è del degrado, non c'è solo il problema che c'è del fatto che ci sono persone che, se risiedono che stanno in Italia senza averne nessun diritto, magari con il foglio di via, e purtroppo neanche nel decreto Salvini ci sono soluzioni per i rimpatri, ma c'è un enorme problema. Guarda, io sono stato, ho fatto un'interrogazione, sto aspettando una risposta da Salvini. Io sono stato al boschetto di Rogoredo dentro, cioè sono stato dentro, sono stato a 1 metro dalla fila dei ragazzi, dei vecchi, cioè, dobbiamo sapere che c'è un pezzo di mondo nelle nostre città fatto da ragazzi e non più solo ragazzi, in cui sono tornati i comportamenti che pensavamo di aver dimenticato, l'eroina, quelli che chiamavamo i tossici duri. Quindi c'è un problema serio di prevenzione, di capire le cause, c'è un problema sociale, oltre che di ordine pubblico, sicuramente. Secondo me l'idea che Rogoredo va bene perché li lasciamo lì, non disturbano nel resto della città, è un'idea, secondo me, sbagliata, e ho chiesto a Salvini di garantire le forze dell'ordine necessarie per bonificare l'ultimo pezzo di area di porto di mare che manca per finire il parco e togliere queste aree in cui è possibile nascondere lo spaccio. Però c'è questo problema. Dopodiché, guarda, io su Roma voglio dire due cose. La prima è, io non penso che non solo nel centro di una città, ma da nessuna parte possa esistere un posto così. Ma lo dico dicendo anche che io trovo incredibile che adesso di fronte a questa cosa si cominci a parlare di poteri speciali al sindaco di Roma. I poteri ci sono già, i sindaci ce li hanno già, lo Stato li ha già. Noi ci ricordiamo che nella prima ondata migratoria moltissimi di questi stabili abbandonati venivano occupati. Si fece una legge chiara che molti comuni hanno applicato che dice, cari, il privato, il proprietario di quell'area la deve mettere in sicurezza, deve impedire che queste cose possano succedere. Quindi gli strumenti ci sono. A Milano prima la Moratti, lo dico per dire prima la Moratti, poi Pisapia, adesso queste leggi la stanno applicando. Cioè si dice al privato, caro privato, o metti tu in sicurezza quella cosa lì o interveniamo noi con... Poi c'è sempre questa cosa, le ruspe, gli imbecilli, la vergogna, un sacco di Ti parolacce. interrompo per darti Manforte, devo dire, la De Cesaris, che era l'assessore di Pisapia Sì. Urbanista, ha fatto un regolamento edilizio in cui ha messo proprio addirittura fino alla confisca del bene No, ma è non... per dire, siamo avanti, cioè gli strumenti ci sono, bisogna applicarli. È inutile continuare a dire parolacce, a chi gli dice la parolaccia più grossa. Cioè, bisogna fare norme. Dicevo una cosa, Osnato, che io paradossalmente, perché poi abbiamo soluzioni molto diverse, condivido. Cioè, nel decreto sicurezza non c'è una norma che garantisce più sicurezza ai cittadini, non ce n'è una. Si chiama decreto sicurezza. Toglie un po' di motivi per dare il permesso umanitario. umanitario, fa un po' di
cose per portare un po' più soldi, più soldi nelle casse dello Stato vendendo i beni della criminalità organizzata, ma francamente di misure per rendere i cittadini più sicuri io ne vedo poche. E penso che la legittima difesa, il messaggio che è stato dato ieri, cioè lo Stato non ce la fa a difendervi, difendetevi da soli, non sia una cosa rassicurante per i cittadini, neppure quella.